creare se tante condizioni, va Dio. Eccolo qua. Allora, lui in carne e ossa, un ospite nuovo a Porta a Porta. A Porta a Porta non ci verrà mai perché è troppo comodo parlare con il messaggio, è fantastico, io lo invito da morire. Lui sta in una bellissima villa, sta davanti a un computer e regna. Con qualche contestazione tra i sudditi, ormai, quindi c'è aria di qualche... Fai il bagno e poi di qualche ribellione. Allora, nei nostri sondaggi, facciamo rivedere un momento il sondaggio in cui si vede anche la posizione di Grillo, poi parliamo del Cavaliere, intanto lasciamo riposare. No, pensavo parlassimo di Grillo. No, adesso parliamo di Grillo, infatti. Viene considerato comunque il terzo partito, adesso vediamo anche la Ghisleri, e addirittura per Weber il secondo partito, perché mentre, Renato, aiutami, mentre sì. Tu dici, tu e la Ghisleri dite 15. Che lui ha pagato... diciamo queste denunce di essere un monarca assoluto, di avere questo non so come definire, Casaleggio, l'ideologo del movimento, quello che comanda senza comparire, questo l'ha pagato, mentre Ghisleri dice che non l'ha pagato, mentre Weber dice che non l'ha pagato un pochino, ma meno, è molto difficile da stabilire. Scusate, state facendo delle foto, mi metto vicino a Grillo, ecco, questa è una... bene così? Perfetto, grazie. Allora, e in uno di questi studi lui venne in un memorabile pomeriggio domenicale elettorale nel 1983, quando la Democrazia Cristiana perse 6 punti, segreteria De Mita. Io conducevo la trasmissione e Grillo a un certo punto c'era preso un ritratto di De Mita e dice: Vespa, lo togliamo! E dico: Beppe, può tornare buono. Infatti rimase a lungo segretario della DC nonostante i suoi punti che aveva perso, ma cominciò a far politica. Allora poi andò con Craxi, attaccando Craxi, e lì poi